Le foto di Clizia in corvaia e la figlia Nina sono rare da vedere sui social. Ma ci sono. Nei giorni scorsi, per esempio, Clizia ha creato un post interamente dedicato alla figlia maggiore, nata dalla storia d'amore con Francesco Sarcini. Mamma e figlia hanno partecipato a una sfilata di moda di una collezione per bambini. La moda, infatti, è qualcosa che accomuna le due. Una passione che Clizia condivide con sua figlia e lei è felicissima di questo. Il tempo trascorso insieme è stato davvero speciale. Per questo Clizia ha scritto nella didascalia che è stato bello condividere momenti solo nostri. Anche la bimba sembra molto felice negli scatti, sebbene il suo volto non sia pienamente visibile. La figlia di Clizia in corvaia appare a metà nelle foto. Oppure è girata di spalle. Qualcuno ha notato questo dettaglio e, sebbene Clizia abbia già spiegato in passato il motivo per cui accade, c'è stato chi ha insistito con le domande. Per esempio, nei commenti qualcuno ha scritto: "Gioia mi ha sempre girata". Al commento ha risposto un altro utente che ha subito spiegato perché Nina, figlia di Clizia in corvaia, non compare nelle foto. Il motivo è presto detto. È una scelta fatta di comune accordo col padre della bimba, Sarcina. Chi ha fatto l'osservazione iniziale ha spiegato che in realtà non voleva essere una critica, ma un pensiero alla bimba che è costretta a girarsi per le foto. Evidentemente c'è stato chi ha scritto in privato a Clizia per fare domande e muovere critiche. Così lei ha parlato tra le storie e ha parlato della bellissima esperienza condivisa con la figlia. Hanno in comune la passione per la moda. La bimba era così felice che ha voluto scegliere da sola. "Tengo a precisare una cosa che adesso mi sta infastidendo parecchio", ha detto a un tratto Clizia. Si riferiva alle domande e alle critiche che riceve sui figli. Gabriele viene mostrato in foto. Nina no. Thank you.
We'll be right back.